buongiorno, buon Santo Stefano. Oggi è una giornata veramente bellissima. C'è un cielo azzurro, guardate, e fa un caldo pazzesco. Figurati che siamo comunque con la finestra comunque alzata, aperta già ma ribalta. Io praticamente stamattina ho pulito il bagno, spazzato, poi abbiamo mangiato una bella insalatona e della carne che era rimasta ieri, e nel pomeriggio mi sono messa a spolverare tutto quanto, le porte che c'erano un po' impronte, i mobili, mi sono fatta anche un po' la cucina che era ridotta veramente in uno stato pietoso, e quindi ho dato una spolverata anche alla cucina. Ma mi crede che mi sono dovuta andare a sciacquare la faccia talmente che ero proprio accaldata. In effetti prima, quando stavo stendendo i panni, c'era una mia vicina al balcone, infatti ho detto mamma mia, sembra il 15 agosto, sembra Ferragosto più che Natale, perché effettivamente fa talmente caldo. E infatti stamattina mi sono trovata questa maglia, ma non me la sono tolta perché sono un po' accaldata, e sì, tolgo questa e metto un'altra, poi mi vengono comunque, sento lo sbalzo e mi vengono i brividi, non vorrei. Ma le sapevo, io stamattina questa non me la mettevo. Fa veramente caldissimo. Ma diciamo che poi non sono stata ferma nemmeno un minuto. Le urla sempre di sottofondo. Perfetto. Normale quotidianità, una prassi questa proprio alle basi, normale. Che cosa comunque avevo detto? Di sicuro stavo dicendo che qui il caos è all'ordine del giorno, urla di tutto, ma è la prassi. Non sono abituati a stare tante ore insieme, poi sono cane e gatto, si cercano, poi si giocano un po', poi un po' si litigano, e quindi è un casino. E niente, quindi mi sono data una mezza spolverata, diciamo, generale. Poi vi volevo far vedere che ho messo qui gli strofinacci che mi aveva regalato mia mamma per Natale, quindi li ho messi qua, sono rosso, bianco e rosso, bianco panna. Però guardate come ci stanno bene, ho lasciato solo le pressine, gli altri li ho tolti e ho messo questi qua. Molto molto bello. E niente, oltre a dirvi che siamo, è come se davvero fosse mezzo agosto, Ferragosto, non mezzo agosto, Ferragosto si dice. E niente, no, mi metto un po' sul divano e mi riposo un po', perché comunque oggi è sempre festa, e ho fatto pure un bel po' di cose, quindi adesso mi riposo un pochettino. Mi sono riposata un pochettino la schiena sul divano e alla fine comunque niente, me la sono dovuta togliere perché mi sono sciacquata e mi sono messa questa perché stavo veramente scegliendo, non era cosa. E mi sono messa in postazione con due macchinette del caffè, vi lascio immaginare cosa andrò a preparare. Ma giustamente mi dite, no? Con tutti questi panettoni che ci stanno in giro, vai a fare il tiramisù? Ebbene, mi tocca perché la Anna non mangia panettoni, non gli piacciono. Mi ha fatto comprare, l'altra volta che sono andata a fare la spesa all'Eurospin, mi ha fatto comprare il mascarpone, che mi ha detto che voleva il tiramisù, poi l'ho beccato proprio quello grande in offerta, quindi l'ho comprato. E niente, mo mi sono messa qua il caffè, così poi lo facciamo. Volevo farvi vedere anche mio marito gli spostamenti che gli ha fatto qua in camera. Praticamente gli ha messo la televisione giù e qua gli ha aggiunto un paio di mensoline da metterci proprio la scatoletta del computer, così praticamente non è solo televisione ma la si può usare anche come computer. E poi deve metterci delle mensoline da vedere se qua o qua. Mo vediamo, infatti il modem me l'abbiamo spostato direttamente là sopra.
Ma mi sposto perché lei, siccome si sente sempre queste musichine, poi mi viene il copyright. E niente. Aspettiamo che facciamo questo tiramisù. Ai, la schiena. Sì, bellissima, amore. E niente, ci aggiorniamo dopo. Così facciamo il tiramisù insieme. Ho terminato perché hanno detto che mi aiutava, ma poi non lo fece perché si è messa a fare dispetti ai piccoli. E niente, ma basta, ancora siamo con la ribalta aperta qua, patatine in giro, ma li chiudo. Mi risistemo il divano che ci hanno fatto i sorteggi. Sempre l'accampamento degli zingari. E niente, mi sistemo un po' qui. A dopo.